Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Le canzoni del lontano pianeta Terra, The Songs of Distant Earth, Words of It 1958, di Arthur C. Clarke. Fabula è un racconto Harmony, classico, lui, lei, l'altro, con una fabula semplice, incorniciata in un contesto di fantascienza mescolata tra l'hard sci-fi e la fantascienza di lungo periodo. Nell'epopea della colonizzazione spaziale, un'astronave gigantesca con un guasto entra in orbita del pianeta Thalassa, già colonizzato 300 anni prima dagli esseri umani. L'astronave in orbita su Thalassa per riparazioni. Laura Fordyce, figlia del sindaco di Palm Bay, un piccolo paese di 570 persone che vive di pesca in una piccola isola, che è l'unico continente presente sul pianeta Thalassa interamente fatto d'acqua, è fidanzata con Clyde, ma si innamora per colpo di fulmine di Leon Carrell, un ingegnere sposato con due figli. Però, diciamo, moglie e figlioli sono in animazione sospesa sull'astronave Magellano. Laura Fordyce seduce Leon, il quale non si ritrae per restare fedele alla moglie, ma accetta di seludere Laura, ben sapendo che la moglie di Leon Carrell non saprà mai niente in quanto restata in animazione sospesa sull'astronave. Ultimate le riparazioni, l'astronave Magellano riparte per la sua meta a 100 anni luce. Il cuore infranto di Laura Fordyce tornerà tra le braccia del paziente fidanzato Clyde. Buon caso studio per estrarne, da esempio, un sequel. Narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi, che talvolta muta nel plot di pensieri in un narratore onnisciente che compare a tratti. Interessante caso studio proposto da Arthur C. Clarke per approfondire lo swapping tra narratori molto diversi, appunto narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzato sui personaggi, e narratore onnisciente, dentro ai brevi segmenti di plot e di pensieri. Format è un lungo racconto Harmony con una cornice di fantascienza che discute sul contesto del tradimento perfetto, quanto del detto ogni porto una donna per i marinai dello spazio. Il contesto del racconto oscilla tra la fantascienza e il lungo periodo dell'hard sci-fi, in quanto vi sono elementi tecnologici di hard sci-fi che emergono nei plot di pensieri e descrizioni. Ma questi si mescolano con della tecnologia black box che è tipica della fantascienza di lungo periodo. Troppo ampie le descrizioni di ambiente e le divagazioni che a mio avviso rallentano l'incedere della favola, che resta lineare, semplice e prevedibile, nonostante gli sforzi di Clarke nel cercare di mascherarne la dinamica al lettore.